Samsung e plastica non vanno più d'accordo e il nuovo Galaxy S6 ne è la conferma. Non ci credete? Andiamo a scoprirlo insieme nella nuova recensione qui su Alfo Smartphone. Che vi piaccia o meno, potete ufficialmente rimuovere il termine plastica nei prossimi device Samsung. La casa coreana ha infatti puntato molto sui materiali, utilizzando vetro ed alluminio, andando però a sacrificare batteria rimovibile e cover sostituibile. Inutile ribadire che il touch and feel è assolutamente positivo, anche se utilizzando vetro anche nella parte posteriore potrebbe risultare un po' scivoloso in alcune situazioni. Il design è indubbiamente molto pulito. Frontalmente troviamo un display da 5,2 pollici con risoluzione 2K, tasto fisico centrale con sensore di impronte digitali, i due tasti soft touch multitasking e back, la capsula auricolare per le chiamate e camera frontale da 5 megapixel. Sul lato destro è posizionato il tasto di accensione e carrellino con slot SIM, mentre sul lato sinistro troviamo unicamente il bilanciere del volume. La camera principale è una 16 megapixel che andremo ad analizzare nel corso della recensione. La sensazione che lo smartphone restituisce è senza dubbio di estrema solidità. I tasti non fanno nessun movimento evidente e il suono restituito da questi ultimi è sempre ben definito, a ulteriore conferma dell'estrema qualità del prodotto. Sono certo che quando prenderete in mano il nuovo Galaxy S6 non vi stancherete più da quel display. Nonostante non abbia avuto modo di confrontarlo con altri top di gamma, il pannello montato su questo nuovo device è assolutamente sensazionale. La risoluzione 2K vi permette di non perdere alcun dettaglio nelle foto, i testi sul browser web sembrano stampati sullo schermo, ma quello che colpisce di più è l'ottima visibilità sotto il sole grazie a un sensore di luminosità veramente eccellente. Inutile sottolineare che gli angoli di visuale sono quasi perfetti, ma se deciderete di acquistarlo nella colorazione gold, i colori vireranno leggermente in certe angolazioni. I video più impegnativi e con tante scene complesse da gestire sono prodotti in modo impeccabile. Ancora una volta, quindi, Samsung non sbaglia sul display e questo nuovo pannello non fa altro che confermare l'attenzione che la casa coreana ha avuto in questo ambito. Il nuovo top di gamma di Samsung monta l'ultima versione di Android Lollipop 5.1.1 con una nuova e migliore interfaccia grafica. Il material design si fa notare in tutte le applicazioni come nelle impostazioni, ora molto più pulito e intuitivo da utilizzare. La parte telefonica presenta una grafica molto flat, con la possibilità di accedere ai contatti preferiti alla rubrica facendo dei semplici swipe verso sinistra. Ricezione e qualità dell'audio in cassa da riferimento, e inoltre anche in viva voce si sente molto bene. Possibile anche effettuare videochiamate tramite l'apposita funzione presente nel tastierino telefonico. Sull'app messaggistica nulla di rilevante da segnalare, funziona molto bene e l'interfaccia è intuitiva. Simpatica la possibilità di cambiare la grafica delle vignette dei messaggi, grazie ad alcuni sample predefiniti. Non c'è momento migliore poi per parlare della nuova tastiera. Inutile negare la somiglianza con la tastiera stock di Android Lollipop, anche se con sé porta alcune migliorie come numeri in prima funzione. Presenta lo swipe, che però non è sempre impeccabile. Il browser è ovviamente di ottimo livello. Le pagine web seguono perfettamente le dita, pinch to zoom e doppio tap sempre molto reattivi e precisi. Rinnovate anche le impostazioni, adesso la vista desktop è immediatamente raggiungibile come prima voce, mentre per andare a modificare le altre impostazioni si entra in un menu esterno. Generalmente risulta molto fluido anche nelle pagine più pesanti, anche se in alcuni casi può risultare leggermente lento il rendering delle pagine. E adesso arriva il mio momento preferito. La parte che in assoluto mi ha convinto maggiormente. Molti di voi l'avranno già intuito, ebbene sì, la parte multimediale. Potrei veramente continuare per ore a spiegarvi le varie impostazioni e le varie modalità di scatto di questo S6. Ma non lo farò, e mi limiterò a dirvi che le foto sono semplicemente eccezionali. Non serve essere professionista o fotografi per fare delle ottime foto con questo Galaxy. Basta toccare il pulsante dello scatto e lui farà il resto. L'esposizione è corretta in tutte le condizioni di luce. L'interfaccia è stata pulita e resa più intuitiva.
Le impostazioni sono veramente tantissime e dovete perdere qualche minuto per sfogliarle tutte e per rendervi conto di quanto eccezionali siano le possibilità che vi offre questa fotocamera. Inoltre, la casa coreana ha introdotto una modalità Pro che permette di gestire distanza focale, bilanciamento del bianco e valore di esposizione in modo del tutto manuale. I video possono essere registrati fino alla risoluzione di 4K, ma se vogliamo usufruire della stabilizzazione video, la massima risoluzione è Full HD. L'unico punto da fare è la lentezza della messa a fuoco notturna. Intendiamoci, nulla di preoccupante. Semplicemente ci metterete 1-2 secondi in più per scattare una foto. La galleria rimane ottima, con la possibilità di ordinare gli album in base a alcuni criteri. Risulta sempre molto fluida e offre anche possibilità di miglioramento foto. Presente ovviamente anche un editor foto interno che permette di modificare in modo un pochetto più professionale le vostre foto. L'audio è alto, abbastanza cristallino anche a volume massimo. L'interfaccia è abbastanza classica, in linea con lo stile Samsung. Finisco questo lungo discorso con la parte fitness. Samsung preinstalla la sua app che permette di monitorare una serie di parametri come passi percorsi e battiti cardiaci. La misurazione è sempre abbastanza precisa e veloce, ma ovviamente se fate sport a livello professionale non è la soluzione adatta a voi. Ottima anche la funzione di interfacciarsi con i wearable, nel mio caso un Galaxy Gear. La batteria ha una 2550 mAh che garantisce una buona durata dello smartphone e permette di arrivare a sera con un uso normale. Ottima la funzione di ultra risparmio energetico che permette di non rinunciare alle app più utilizzate e di risparmiare notevolmente energia, ovviamente con qualche compromesso come lo schermo in bianco e nero. Ovviamente non mancano i difetti nemmeno su questo top di gamma coreano. Alcuni utenti hanno lamentato dei piccoli difetti di assemblaggio al tasto home, mentre altri hanno riscontrato problemi di ricezione. Un difetto comune è invece la cattiva gestione della memoria RAM e, nonostante ci siano stati vari update, il problema è stato risolto solo marginalmente. Samsung S6 ha un suo fascino. Sogno una rivoluzione per Samsung che abbandona i suoi vecchi vizi, porta con sé uno schermo senza precedenti, una parte multimediale al top e tanti miglioramenti all'interfaccia delle app. Molti di voi diranno, non è un iPhone, e costa come un iPhone. Io vi dico, beh, e allora? Ora arriva il tuo momento. Se ti è piaciuto questo video, puoi condividerlo sui tuoi social, puoi iscriverti al nostro canale, lasciare un bel mi piace al video, alla pagina Facebook e seguirci anche su Twitter. Hai fatto tutto? Bravissimo! Alla prossima allora!